Ragazzi, guardate un po' cosa ci è arrivato qua. La OC ci ha spedito un bel monitor da provare e da recensire. Tra l'altro troverete prossimamente la recensione sulle nostre pagine di GameSquare.it. Allora, vediamo un po' cosa contiene questa scatola. È la prima volta che io la apro, quindi non ne ho idea nemmeno io di cosa ci sia dentro. Lo vedremo insieme. Allora, non c'era lo scotch perché era già senza scotch, eh? Quindi non sono stato io a toglierlo. Vediamo un po'. Ok. Perché qua ci sono dei pezzi lasciati a zonzo? Va bene, allora. Questa è la base del monitor che adesso vi farò vedere. La varia cavetteria, alimentazione, HDMI. Vediamo un po' che altro c'è. Poi vedrò tutte le specifiche del monitor. Allora, questo è l'alimentatore esterno. Il CD con il cavetto audio, immagino. Sì, cavetto audio. E che altro c'è qua? Un altro cavo HDMI, due meglio di uno. E qua, questa cos'è? È lo stand dove poter, vedete, si può regolare in altezza fino a un massimo di 13 centimetri. Dovrebbe essere in millimetri questo, o 3, sì, dovrebbe essere 13 centimetri. Allora, vediamo un po' che altro c'è qua. Nulla, plastica, fusta. Vediamo un po' il monitor a questo punto, io direi. Polistirolo. E qui, ecco qua il nostro caro amico monitor. Guardate qui, carino, bello rosso, 27 pollici, 2K, conosciuto da tutti, ma in realtà si chiama QHD 2560x1440 della Agon, la linea nuova dedicata al gaming della AOC, o AOC, come preferite chiamarla, che arriva fino a 165 Hz massimi in overclock. E allora, vediamo un po', perché a memoria tutto quanto, il modello era il AG271QG, con il G-Sync ovviamente, l'Nvidia G-Sync. Ed è un monitor che a prezzo pieno va intorno ai 800 euro. Questo ce l'hanno mandato in prova. Vedremo presto come si comporta. Direi che è tutto per questo unboxing. Vi ho fatto vedere più o meno tutto il contenuto della scatola. Bene ragazzi, allora ci vediamo alla prossima e mi raccomando, visitateci su gamesquare.it e non mancate a leggere la nostra recensione. Ciao!